Benvenuti a questa nuova edizione di Licata News. In apertura ci occuperemo dell'avvertenza relativa ai netturbini del cantiere di via Umberto II che hanno programmato altre due giornate di sciopero. Scuola poi con i contagi al Plesso Marconi, avremo un'intervista alla vicepreside Tiziana Alesci, segnalazioni di degrado che ci arrivano da via Salso e da via Canonico Morinello e poi chiuderemo con il Licata Calcio atteso domani da una trasferta insidiosa in casa del Troina, il treno dei servizi. Altro sciopero dei netturbini, proclamate due giornate di astensione dal lavoro per il 21 e il 22 maggio. Si acuisce pertanto l'avvertenza degli operatori ecologici del cantiere di via Umberto II con scioperi in serie. La serrata è stata annunciata dalla CGIL Funzione Pubblica. Sì, siamo alle solite, come abbiamo più volte ribadito, gli stipendi devono essere pagati secondo il loro contratto alla fine del mese, a cui si riferisce la retribuzione, però se non organizziamo scioperi, assemblee, stato di agitazione, intervento del prefetto, questi non si decidono a versare nessuna somma. Ora siamo di fronte al fatto che le ditte approfittano del fatto che i lavoratori sono in distacco per dire che non devono anticipare somme. Tra l'altro la cosa incresciosa che è successa il mese scorso è che ai pochi lavoratori dipendenti loro di questa Licata Ambiente hanno versato lo stipendio prima degli altri, quindi se loro devono anticipare le somme di tutti i lavoratori, e quindi a questo punto chiediamo l'intervento della centrale d'appalto del comune, del sindaco, dell'assessore al ramo per intervenire pesantemente su questo aspetto. Alla base dello sciopero proclamato per i prossimi 21 e 22 maggio ci sono i soliti motivi. I lavoratori della società d'ambito territoriale non percepiscono puntualmente gli stipendi ormai da diverso tempo e faticano a programmare le spese per le proprie famiglie. Le difficoltà sono praticamente che tutti i lavoratori, essendo che non sono sereni nel lavoro, si affrontano sempre problematiche aggrappandosi agli scogli, vedendo se ci sono le ultime notizie, a scongiurare lo sciopero, perché praticamente, come ben si sa, un lavoratore non lavorando non percepisce la giornata lavorativa, oltre il danno la beffa. E quindi c'è una situazione un po' che ci sono molti punti da chiarire nei confronti dell'amministrazione comunale verso l'SRR, lavoratore e ditta, perché ci sono da un anno a questa parte, da quando è partito l'appalto, ci sono tutti i punti che sono tutti irrisolti. Dalla rubrica Ippocrate vi diciamo 1700 volte grazie per averci seguito. Vi aspettiamo sempre numerosissimi, ogni martedì alle 21:30. Grazie. Professoressa Alesci, la Marconi purtroppo è epicentro di molti contagi, abbiamo sentito e letto di almeno 20 casi di positività accertati nel vostro plesso, ordinanza del sindaco per la chiusura del plesso pilota di Via Egitto, qual è la situazione? Diciamo che la situazione, sì, ci sono stati dei casi, per carità, innegabile, e quindi si è ritenuto necessario da parte in accordo con l'ufficio prevenzione, abbiamo parlato con l'ufficio prevenzione che ha fatto la richiesta al sindaco e che ha proceduto naturalmente con l'ordinanza di chiusura. Ciononostante c'è da dire che secondo me non bisogna creare allarmismi, perché ogni qualvolta accade un caso, si seguono tutti i protocolli, i ragazzi vengono, il resto della classe viene tutelata, viene immediatamente tramite l'ufficio prevenzione viene immediatamente mandata a fare tamponi e quindi c'è subito diciamo un iter che tiene tutto sotto controllo, tant'è che le classi che abbiamo mandato a fare il tampone abbiamo saputo ieri che sono negative, quindi delle 4 classi dove c'erano degli alunni positivi tutto il resto invece è risultato negativo. Questo significa anche che i protocolli all'interno della scuola funzionano e funzionano bene, perché purtroppo il contagio arriva da fuori. È naturale che con l'innalzamento della curva dei contagi nella città di Licata è naturale che si ripercuota anche all'interno delle scuole.
E quindi abbiamo avuto questa ripercussione all'interno della scuola, ma che si è mantenuta, e lo dimostra il fatto che i ragazzi sono negativi il resto della classe, perché comunque all'interno della scuola tutti i protocolli sono mantenuti, quindi il distanziamento, le mascherine i ragazzi tengono, anche se con difficoltà, perché ora con l'arrivo della stagione estiva capite bene che non è semplice tenere la mascherina all'interno di una classe, però tengono sempre la mascherina, il distanziamento, e quindi c'è il massimo rispetto dei protocolli. Se così non fosse stato, avremmo avuto ora il risultato di tanti altri ragazzi positivi. E noi ci teniamo, tra l'altro, insomma, ma per la salute dei nostri ragazzi, per la salute degli alunni e per la salute di tutto il personale, ci teniamo che tutto venga rispettato e si segua tutto, insomma, nel modo migliore. Il marciapiede di via Salso è scomparso sotto una fitta vegetazione cresciuta spontaneamente. La parte di carreggiata destinata al transito pedonale è ormai sommersa da erbe infestanti, col tempo arrivate ad una dimensione che ha coperto il marciapiede. Il guaio è rappresentato dal fatto che si tratta dell'unico attraversamento riservato ai pedoni, da e per l'agglomerato residenziale di Contrada Comunicamera e via Marcotto. Chiunque voglia attraversare a piedi via Salso è infatti costretto a farlo scendendo dal marciapiede in un'arteria quotidianamente attraversata da un notevolissimo transito veicolare anche a velocità sostenuta. Rimozione di erbe infestanti, che a giudicare dalla grandezza raggiunta non deve essere eseguita ormai da diverso tempo. Il problema, a segnalarlo, sono stati diversi residenti dell'area residenziale di via Salso. Un altro disservizio è quello riscontrato in via Canonico Morinello, all'incrocio con via Palma. Anche qui è arrivata la segnalazione di un residente. Una nota è stata protocollata al comune e viene spiegato come serva una rapida manutenzione per evitare danni alle condotte sottostanti e ai numerosi mezzi che quotidianamente attraversano via Canonico Morinello, arteria importante di collegamento tra differenti parti della città. La sconfitta con il Rotonda nel recupero della 27esima giornata ha lasciato il segno in casa Licata Calcio. L'1-3 incassato sotto i colpi degli ex Adeyemo, Severino e Cesai, rallenta la marcia degli uomini di Campanella verso la salvezza. Licata, atteso adesso da un incrocio difficile al Proto di Troina. Anche la formazione guidata da Peppe Mascara è impegnata nella lotta per non retrocedere e venderà cara la pelle tra le mura amiche. Mister Campanella dovrà fare ancora meno di Brunetti, Cappello e Treppiedi e deve convivere con un Cannavò sempre a mezzo servizio. Ma bisogna comunque guardare avanti e pensare alla sfida di domani pomeriggio a Troina. Sì, noi dobbiamo massimizzare quello che è il bottino di punti a disposizione da qua alla fine del campionato per raggiungere adesso l'obiettivo minimo, che è quello della salvezza. Levando il secondo tempo, diciamo, dell'ultima partita, nell'ultimo periodo stavamo collezionando in termini di prestazioni tra le migliori prestazioni viste quest'anno. Purtroppo il calcio è così, magari altre volte abbiamo giocato peggio e abbiamo raccolto qualche punto in più. Questa volta stavamo giocando veramente bene, purtroppo per disattenzione, per sfortuna o per qualcos'altro non siamo riusciti a ottenere un bottino di punti sufficiente a raggiungere in anticipo l'obiettivo. Comunque il miglior giudice e la miglior medicina è sempre il campo. Adesso abbiamo questa trasferta che è impegnativa e prenderemo le partite così, una dopo l'altra, con l'obiettivo appunto di fare più punti possibili.